Buonasera a tutti, prego segretario, faccia l'appello. Coppa Salvatore, Di Biasi Franco, Botticchio Giuseppina, Di Filippo Giuseppe, Crispino Francesco, Russo Gennaro, Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, La Porta Massimo, Di Nardo Eleodoro, Buonora Maristella, Framondino Luigi, Comite Nicola, assente, Abate Agostino, assente, Caccamo Consolato Natalino, assente, Coppola Adamo. Bene, la seduta è valida. Passiamo primo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Botticchio e Di Biasi. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti, Botticchio, Di Biasi. Il consiglio approva. Secondo punto all'ordine del giorno, subentro consigliere comunale a seguito di nomina di assessore, relazione il sindaco. Prego, sindaco. Sì, sapete che la nomina dell'assessore D'Arienzo, per poter dare in giunta, ho dovuto rimettere le dimissioni da consigliere comunale e conseguentemente nella verifica degli eletti nella lista del Partito Democratico, a scorrimento il consigliere che viene subito dopo è Gianluigi Verrone, e quindi per questo motivo si chiede la surroga del consigliere dimissionario e il subentro diciamo, del consigliere Verrone al posto del consigliere D'Arienzo. Quindi se ne chiede la votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrario? Nessuno? Astenuti? Botticchio. Il consiglio approva e invito il consigliere Verrone Gianluigi a prendere posto tra le file del consiglio comunale. Vi auguro buon lavoro, consigliere. Penso che il consigliere Verrone vorrà dire due parole. Noi intanto a nome dell'amministrazione comunale, della giunta e dei consiglieri auguro a Gianluigi un buon lavoro in questo consiglio, un lavoro fattivo e operativo come lui è. In bocca al lupo. Grazie. Prego, consigliere. Signor Presidente, signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri, cittadini tutti, oggi sono chiamato a sedere in questo pubblico consesso per ricoprire nuovamente la carica di consigliere comunale, che mi accingo ad esercitare con orgoglio e con la massima determinazione per il bene della nostra città. Lasciatemi innanzitutto rivolgere un ringraziamento a tutti gli elettori che l'11 giugno 2017 hanno riposto con il loro voto la fiducia nella mia persona, riconoscendo la serietà e la coerenza che hanno sempre contraddistinto la mia persona e la mia attività politica nella passata legislatura. Oggi le cose sono cambiate. Questo Consiglio Comunale è stato teatro, in un passato recente, di sterili polemiche che stanno trascinando Agropoli in un teatrino mediatico che non giova alla nostra città e che sicuramente non porta risultati positivi per lo sviluppo del nostro territorio. In politica esistono avversari, non devono esistere nemici. Agropoli ha bisogno di tutti noi ed io non intendo sottrarmi a questa responsabilità, mettendo a disposizione di tutti la mia esperienza, la mia voglia di fare, con l'unico obiettivo di far crescere Agropoli e gli agropolesi. Sono consapevole che i problemi sono molteplici e complessi, ma non bisogna dimenticare che i cittadini con il loro voto ci hanno chiesto di essere ascoltati. Noi non possiamo assolutamente deludere tali aspettative. E con questo convincimento mi accingo ad iniziare nuovamente questo percorso politico tra i banchi della maggioranza, appoggiando il nostro sindaco Adamo Coppola, dichiarando il mio appoggio e la mia appartenenza al gruppo consiliare del PD. Auguro a tutti noi buon lavoro. Allora, è una comunicazione.
Allora, no, voglio fare gli auguri al consigliere Verrone. Consigliere Verrone, io gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, però le rammento pure che lei entra su una dimissione di un vice sindaco. Elvira Serra è andata via, quindi lei sarà il consigliere che saprà fare il consigliere. Consigliere che sa fare il consigliere. Elvira Serra è stata un vice sindaco destituita dall'incarico. Non voglio usare il termine cacciata, però è andata via. E sembra quasi che... Io ne sono felice per lei. Dice, i cittadini ci hanno votato, ci hanno... Lei è il quarto non eletto della lista PD. L'unica democrazia che esiste qua è che ci facciamo un giro a ciascuno. Ognuno viene a fare il consigliere ogni tanto. Questo è l'unico atto democratico. Quindi è inutile, faccio gli auguri anche a Vanna, che ricopre la carica di assessore, e sarà sicuramente l'assessore che sa fare l'assessore. Vabbè, io faccio gli auguri, è un mio diritto. Quello che posso dire è che questo ricambio, non è queste entrate di queste persone a ricoprire nuove cariche, nascono su un fallimento. Questo è un fallimento del PD, è un fallimento della lista Coppola, dove la lista Coppola sono andate persone via che insieme avevano 1500 voti. Sul PD entra Gianluigi, che a me fa piacere, è un amico, perché qua dobbiamo scindere la politica e l'amicizia. Gianluigi è un amico, però Gianluigi è il quarto non eletto, cioè sapete cosa vuol dire? Che c'è un fallimento, le persone vanno a casa. C'è un vice sindaco con 841 voti che va a casa, perché io sento la dichiarazione del sindaco su Cilento Channel, chi è elemento di disturbo, chi non si allinea, giustamente non può stare, chi non ha spirito di gruppo. Ma spirito di gruppo cosa significa? Collaborazione. Ma collaborazione esiste solo alzare la mano e dire sì. Collaborazione è anche colui o colei portatore di idee da discutere. Qua si parlava di una delibera, la 285 del 25 dicembre, dove io ho tirato fuori che ci sono dei dissensi, dove la dottoressa Serra ne ha preso atto. Nella discussione ha solo chiesto dei suoi diritti, però è stata cacciata via. Questo i cittadini lo devono sapere. Io ho fatto prima, perché io capì l'andazzo, e quindi mi sono fatta da parte da sola, conoscendo il mio carattere, che è quello di fare politica solo ed esclusivamente per i cittadini, e la passione per la politica che mi prende, e lo sa Michele Pellegrino, il mio carattere, il mio modo di essere, quindi sapevo dove andavo a scontrarmi, e quindi è stata una decisione. Io vedo Gianluigi invece in tranquillità, perché Gianluigi rappresenta il vecchio sistema, dove è il sindaco che sa fare il sindaco, il consigliere che sa fare il consigliere, e quindi non avrà problemi Gianluigi, ha già fatto i suoi 5 anni, e quindi noi invece parliamo di cambiamento, di novità, di guardare avanti, di posti di lavoro, di chi fa politica solo per la gente, chi non fa politica per sistemare i propri parenti e amici. Questa è la politica. Quindi non ascoltate, perché io non parlo per... È scaduto il tempo? No, penso che non è scaduto il tempo. E quindi questo dico ai cittadini di Agropoli: non è bello vedere tutto tace, perché un vice sindaco che va via defenestrato in quel modo solo perché non si è allineato. Mi congratulo con il vice sindaco nuovo Eugenio, ti faccio i miei complimenti, gli auguri. Però a me fa male vedere la dottoressa Serra, perché giustamente... Deve chiudere, consigliere, che il tempo è scaduto. Vabbè, ci vediamo al prossimo intervento. Grazie, fra poco. Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi? Bene. Presidente, io diciamo... Non è consueto, però qua sembra che... ogni situazione diventa occasione per parlare male, per andare fuori tema, per... Ci sono delle prassi consolidate, entro un consiglio comunale gli si fanno gli auguri, non si comincia una polemica. Però dato che io non voglio farmi trascinare, perché qua sembra quasi che
noi continuamente dobbiamo essere trascinati nella polemica, nella discussione, allora dato che noi dobbiamo vivere con serenità, facciamo finta di non aver ascoltato queste polemiche continue e costanti, tanto il personaggio quello è, e quindi andiamo avanti. Chiedo cortesemente anche al resto del Consiglio di evitare di replicare perché è tempo perso. Grazie Sindaco, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Conferimento di cittadinanza onoraria al signor Michele Pellegrini. Relazione il Sindaco, prego. Allora, è pervenuta tempo fa una curriculum, una richiesta del maresciallo aiutante alla carica speciale Michele Pellegrini presso la giunta del comune di Agropoli. Abbiamo valutato insomma tutta una serie di situazioni, di caratteristiche. Sappiamo che lui ha trascorso la sua giovinezza ad Agropoli, che dal 1960 al 1999 ha svolto la sua carriera nel corpo della Guardia di Finanza ed è stata svolta in maniera eccellente. Che nel corso della carriera gli sono state attribuite diverse onorificenze e benemerenze, tra le quali la medaglia d'argento al valore civile per il mirabile esempio di ardimento e umana solidarietà dimostrato avendo tratto in salvo il 7 luglio 78 due giovani che stavano per annegare nelle acque agropolesi, che si è distinto come animatore e promotore di attività benefiche raccogliendo aiuti per le missioni nel terzo mondo e ricevendo collare con la croce di Cavalier di San Marco. Considerato che a pieno titolo può essere definito ambasciatore di Agropoli, esempio plecaro di agropolesità, ha sempre affermato con orgoglio le sue origini italiane ed in particolare il ricordo della sua amatissima Agropoli. E quindi per questo motivo chiedo al Consiglio Comunale di riconoscere la cittadinanza onoraria a Michele Pellegrini e se ne chiede la votazione. Volevo soltanto dire che rispetto alle presenze, purtroppo il capitano della Guardia di Finanza di Agropoli purtroppo manca, in questo momento mi ha chiamato poco fa per portare i suoi saluti e le sue vivissime congratulazioni a Michele Pellegrini, ma purtroppo oggi la cronaca odierna racconta di un intervento della Guardia di Finanza che ha impegnato insomma tutte le forze in campo, tutta la compagnia e sono ancora al lavoro da stamattina alle 3 che sono impegnati, sono ancora al lavoro e per questo motivo non possono venire, però ci teneva insomma il capitano che io portassi il suo saluto e i suoi vividi complimenti per la votazione di oggi. Detto questo, credo che nella prassi si debba poi votare e poi eventualmente chiediamo un intervento. Bene, allora passiamo ai voti se non ci sono altri interventi. Chi è favorevole? È unanime, per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Unanime, il Consiglio approva, chiedo al signor Pellegrini di venire tra i banchi. Se gli diamo posto così facciamo fare... Se vuole fare dei saluti, prego. Vogliate gradire innanzitutto i miei più commossi saluti e la mia più profonda gratitudine per ciò che sto personalmente vivendo. Tornare ad Agropoli desta in me sempre una certa emozione, ma questa volta è diversa. Trovo questa onorificenza un vero e proprio premio dato alla mia persona. E questo felicissimo avvenimento mi rende più che orgoglioso. Per l'occasione mi sento di esprimere un ringraziamento particolare al sindaco, dottor Adamo Coppola, all'intero Consiglio Comunale e a tutta la cittadinanza. Mi sento inoltre di estendere ulteriori ringraziamenti, anche se sono assenti perché ho ricevuto personalmente dal capitano il motivo della sua assenza, lo ringrazio e ringrazio i suoi uomini, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, al comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, il capitano Ciro Sannino e a tutti i suoi uomini impegnati in un particolare servizio. Alla sezione ANFI di Agropoli e a tutti gli altri colleghi presenti.
Agropoli è sempre la mia casa e ricevere l'onorificenza della cittadinanza onoraria mi copre di una nuova responsabilità che grazie a voi sono ben contento di assumere. Continuerò a fare ciò che ho sempre fatto in modo onesto, spontaneo e genuino, anche se sono lontano di Agropoli, la mia residenza è altrove. Per motivi, voi sapete tutti, sono stato arruolato nella finanza e siamo stati un po' trasferiti per l'Italia. Amare Agropoli è farla sentire sempre più importante, unica e bella ovunque io sia, con amore infinito. Vi ringrazio. Grazie a voi. Si concludono gli argomenti. Auguro una buona serata a tutti voi. Grazie. 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 Mia sorella. Michele, allora il Centro Sociale Polivalente di Agropoli è orgoglioso di partecipare alla meritevole onorificenza conferita al socio. Auguri e benvenuto tra noi cittadini. Complimenti.